più che facile, drammatica direi, perché in effetti era visibile anche ai ciechi che se non si fosse gestita la frontiera sud ci si sarebbe poi trovati nella difficoltà di gestire all'interno dell'Unione Europea la questione immigrazione clandestina. E il problema è che ancora una volta non viene affrontata la fonte dei problemi, ovvero i posti laddove emigrano queste persone, dove si spostano, ma si considerano di più le questioni di ricollocazione o di gestione interna, perché Sì. quell'operatore che abbiamo appena ascoltato mette tutto in capo al reato di immigrazione clandestina, aboliamolo così è più facile gestirli. Ma il problema è sovraccarico, perché quello che sta succedendo e quello che avverrà inevitabilmente, non cambiando le regole da qui alle prossime settimane, tornando alla bella stagione, sarà un nuovo sovraccarico con le nostre istituzioni sociali messe in fortissimo stress e con tutte le difficoltà che ormai ci sono e sono evidenti all'interno dell'Unione Europea nel ricollocare o nel gestire. E dico anche da parte dell'Italia nel dare una risposta a chi ha diritto ad essere riconosciuto come profugo e può essere e deve essere ospitato in attesa che nel suo paese si ristabiliscano condizioni di pace e chi invece profugo non è, ma viene in Già. questo caso mantenuto a spese della collettività in albergo, creando poi ovviamente delle disequazioni sociali, delle discriminazioni rispetto ai cittadini Ma italiani che questo tutto abbiamo hanno visto, no? perso. Nella pancia del E paese queste questo cose si però continuano a sente. non essere affrontate e questo è il dramma. Cioè, in queste settimane avevamo avuto una sorta di silenzio stampa, mettiamola così, uno spostamento dell'attenzione mediatica su altri temi, Sulle banche, ma per la questione esempio, no? clandestini continua ad essere Sulle unioni grave e civili. continua a non essere affrontata. Ho capito. Allora.